Oggi parliamo di contraffazioni nel settore alimentare. Il tema è sicuramente un tema molto molto importante sia per le aziende agricole ma soprattutto per i cittadini, per tutti i consumatori che quotidianamente si trovano a doversi confrontare sicuramente con una serie di alimenti e non sempre questi alimenti rispecchiano poi le proprietà che sono effettivamente indicate. Si tratta di problemi veramente molto importanti per i cittadini e quali si ricollegano, oltre che un discorso anche di sicurezza alimentare, anche un discorso di tutela delle nostre grandi produzioni italiane che sono tra l'altro apprezzate nel mondo. In questi ultimi tempi si è parlato molto ad esempio degli accordi di libero scambio con gli Stati Uniti, il cosiddetto TTIP. È un trattato che sta avendo notevolissime difficoltà ad essere accettate e da parte nostra è assolutamente giusto che ci siano queste difficoltà, perché non possiamo immaginare di aprire uno scambio commerciale libero con tutti i paesi del mondo, con gli Stati Uniti in particolare, nel momento in cui non vengono riconosciute le nostre peculiarità, le nostre caratteristiche, tutte le nostre produzioni di eccellenza. L'Italia vanta 863 produzioni DOC, IGT o DOP, vanno assolutamente tutelate. Non possiamo immaginare di svendere il nostro enorme patrimonio agroalimentare, per cui è chiaro che bene il libero scambio, ma in una reciproca tutela delle peculiarità alimentari. Come agricoltori italiani, come agricoltori del territorio, cerchiamo di valorizzare le nostre produzioni. Siamo qui per denunciare di fatto tutti i prodotti che arrivano dall'estero, che sono contaminati, con sostanze vietate da anni. Quindi a tutela del Made in Italy nella fase produttiva, ma anche a tutela del consumatore, perché di fatto ci cibiamo purtroppo di prodotti che vengono spacciati come prodotti sani, genuini, ma che di fatto arrivano sugli scaffali mettendo dal punto di vista igienico-sanitario dei problemi strutturali su ciò che mangiamo, perché non parliamo solo di qualità del cibo ma parliamo anche di salubrità per il nostro consumatore. Quindi non solo da presidente di Coldiretti ma come pratica di famiglia dico attenzione alle etichette e cerchiamo di scardinare questo falso Made in Italy che di fatto ci contamina. La contraffazione nella sua forma più estesa, intendendola come falsificazione, adulterazione, Italian sounding, è certamente il problema dei problemi per quanto riguarda l'agroalimentare italiano. Pensiamo che fattura circa l'Italian sounding 60 miliardi di euro all'anno, che sono più o meno il doppio dell'export dell'agroalimentare italiano. Occorre veramente contrastarla, perché questo significherebbe acquisire delle quote di mercato per mettere in sicurezza l'agroalimentare italiano. L'Italian sounding è un vero e proprio siluro sotto la linea di galleggiamento del Made in Italy, diceva il dottor Caselli, e credo che abbia veramente ragione. Un contrasto in questo senso andrebbe a recuperare subito 300.000 posti di lavoro, darebbe veramente respiro alle nostre aziende che sono compresse dall'omologazione a livello mondiale.